Benvenuti a una nuova puntata di Apulia Post qui su Apulia Web TV e sulla piattaforma ad esse collegate come Ceglie Notizie. Ci troviamo oggi qui in Piazza Vecchia, Ceglie Messapica, presso Calcio e Spazio Indefinito di Salvatore Nigro. Oggi ritorniamo a parlare di un'associazione molto importante presente sul territorio, che è quella dell'Avis Comunale, ma soprattutto parliamo anche per un evento che è successo poco tempo fa, perché l'Avis ha un nuovo presidente, che è Pietro Santoro alla mia destra, e alla mia sinistra abbiamo il nuovo segretario, che è Christian Basile, giusto? Sì, sì, giusto. Io in realtà ero già segretario con il vecchio presidente, diciamo, è subentrato soltanto lui nel direttivo. Poi... Bene, quindi sei solo tu nuovo. Naturalmente Pietro sostituisce Mina Vitale, che ha dovuto lasciare naturalmente la presidenza per sopraggiunti impegni di lavoro. Quindi tu sei diventato presidente da poco, a sorpresa. Quali sono i tuoi impegni per il prossimo triennio? Penso che il mandato, no, durerà 3 anni. No, veramente, buonasera a tutti. Niente, praticamente a sorpresa, è stata veramente a sorpresa per tutti, perché dopo, diciamo, l'elezione di Mina, perché eravamo tutti e due, diciamo, no, per la carica di presidente, il direttivo, no, ha scelto tranquillamente. Avevo messo da parte, diciamo, no, questo discorso di guidare l'Avis, prendendo le responsabilità di un'associazione molto importante. E a sorpresa poi, io ero il vicepresidente con Mina nel direttivo, e quando mi ha comunicato, no, che per impegni di lavoro doveva purtroppo lasciare, oltre sia l'associazione, pure il nostro territorio, perché si spostava al nord, è stato un bel fulmine a ciel sereno, perché come vicepresidente, insieme al segretario, tutto il direttivo, abbiamo dovuto mettere, diciamo, organizzare una macchina non indifferente. Poi durante un periodo come l'estate, perché durante l'estate per noi c'è l'emergenza sangue, perché siamo presi un po', no, da vari impegni, abbiamo dovuto sopperire pure a questo discorso di ricoprire questa figura mancante, perché era molto importante farlo. Niente, sì, io avevo dei progetti che avevo, diciamo, un po' archiviati, perché poi diciamo, gli impegni per il direttivo e per tutta l'Avis praticamente sono partito con il presupposto di ringiovanire un po' l'associazione. Perché dico questo? Noi l'anno prossimo come associazione l'Avis Ceglie compie 40 anni dalla sua fondazione. Mi sono accorto, io sono in Avis con la presidenza di Angelo Francioso, che faccio parte del direttivo, dello staff dell'Avis, dono da più tempo, e ho visto che comunque con il passare degli anni le figure dello staff, dei collaboratori non si sono mai, diciamo, come dire, non aggiornate, incrementate con nuove leve, perché abbiamo bisogno di idee nuove, abbiamo bisogno di far crescere questa associazione. Difatti il mio primo progetto, il mio primo, diciamo, che vorrei almeno portare a termine, sarebbe costituire un gruppo giovani. Parecchie comunali ce l'hanno, l'Avis provinciale c'è il gruppo giovani, Ceglie ha bisogno di un gruppo giovani, ha bisogno perché si rischia, perché anche se abbiamo 300 soci e più donatori iscritti, tanti collaboratori al mio fianco, c'è una squadra bellissima che ho il piacere di affiancare, però mancano i giovani, che sono quelli che portano le idee nuove, portano tutto. Questo sarebbe il mio primo sogno. Come tu avevi detto prima, il mandato, no, purtroppo io, subentrando in mandato in corso, devo portare a termine questo mandato, per cui rimarranno 2 anni. Comunque non è quello che mi ferma o che ci fermerà. Comunque almeno quel primo progetto lo porteremo a termine, perché stiamo lavorando e stiamo seminando forse bene, poi il tempo ci darà ragione, perché il gruppo giovani ci sarà prima che finisca il mandato, perché voglio lasciare, ripeto, non perché chi ci sia, è solo per dare un po' di ossigeno, perché poi fare le cose in 10 è un conto, fare le cose in più persone, con più, perché alcune volte gli impegni di lavoro, sì, giustamente ognuno, no, ha i suoi impegni, serve una mano in più, specialmente da qualche giovane motivato, diciamo. Poi sarà nostro compito farlo appassionare all'associazione e a tutto quello che è la nostra missione.
Vedo che sei abbastanza determinato in ciò che vuoi fare, quindi ci hai fatto capire anche che sei una persona non di primo pelo, quindi hai un'esperienza ultra decennale all'interno dell'Avis. Beh sì, come ti dicevo, io praticamente ho fatto due mandati con il direttivo di Angelo Francioso, e ero consigliere nel suo direttivo, ma ero, diciamo, uno di quei consiglieri che stavano sempre a tartassare, no? Mi occupavo, diciamo, prettamente del ristoro, dell'organizzazione un po', no? E di tutto il discorso raccolto insieme agli altri, però ero sempre quello che stava a guardare, a vedere, no? Perché vedevo, e poi dicevo, bah, chi lo sa, se un giorno, no, potrò apportare qualcosa, poi, diciamo, anche nella mia vita professionale, lavorativa, un po' di cose sono rallentate, allora ho detto, bah, forse questo è il momento che, se la vita professionale sta rallentando, può darsi che mi devo dedicare un po' di più all'associazione. E così è stato, diciamo. Ho accettato di prendere questo mandato per dare il mio contributo alla squadra, che, ripeto, è una squadra formidabile, non si può, diciamo, chiedere di meglio. Cristian, voi fate una donazione al mese, la prossima, quella di novembre, è appunto il 6 novembre, se non sbaglio, e la prossima raccolta, come la popolazione cegliese può raggiungervi, ricordando sempre le cose basilari che bisogna fare per una donazione? Allora sì, i donatori possono contattarci al nostro numero di sezione. Ora magari se il presidente ce lo ricorda, che io onestamente ho un po' una memoria labile, quindi magari ora ve lo diciamo in diretta, si può contattare il numero che ora vi darà il presidente. È necessario avere un elettrocardiogramma, un ECG. Noi come Avis lo forniamo gratuitamente, previo appuntamento, appunto, con telefonando al numero che ora ci darà il presidente. Noi forniamo questo servizio a titolo assolutamente gratuito. C'è la nostra dottoressa che farà l'elettrocardiogramma, e poi abbiamo il cardiologo che lo referterà. Con l'elettrocardiogramma e poi l'appuntamento per la donazione, si viene al punto di raccolta, e lì poi c'è tutto lo staff che, insomma, che accoglie il donatore. Farete un primo mini prelievo, dove verrà dosato l'emocromo, poi farete il colloquio con il medico, e solo allora, se il parere del medico è positivo, allora si procede con la donazione. In media vengono estratti tra i 400 e i 500 millilitri di sangue intero. La sacca poi verrà portata alla trasfusionale di Brindisi, dove poi verrà utilizzata, e sicuramente viene utilizzata, perché siamo sempre in ristrettezza, da questo punto di vista è importantissimo. Cosa super importante che noi consigliamo ai donatori è quello di fare colazione. Sembra una cosa strana, e invece va fatta colazione prima della donazione, per evitare cali di pressione, problemi, insomma, di salute. È però importantissimo, così come fare colazione, anche evitare di assumere durante la colazione latte e derivati. È importantissimo, però fate colazione, perché è essenziale. Scusami se ti interrompo, che tipo di colazione bisogna fare per prima di donare? No, magari, non so, un... Ti puoi dire tranquillamente, venite da noi perché c'è tutto. Sì, esatto, se non vi va di... esatto, se non vi va di fare colazione a casa, da soli potete tranquillamente venire da noi il giorno della raccolta, il giorno della donazione, perché abbiamo veramente un buffet ricco, e i ragazzi del ristoro vi accoglieranno a braccia aperte. Detto questo, magari, non lo so, caffè con dei biscotti secchi, magari anche qualcosina di salato, fette biscottate con marmellata, ok, però assolutamente da evitare, lo ripeto perché è importantissimo, latte e derivati del latte, quindi no latte intero, no latte scremato, no yogurt,
e quant'altro, ok? Beh, abbiamo capito che il giorno della donazione i bar vanno a fallimento perché offrite tutto voi, tutta la colazione, però voglio capire se tu sei preparato, chi sono gli altri membri del direttivo, così facciamo conoscere un po' l'associazione comunale per chi vede solo voi due questa sera. Ok, fanno parte del direttivo, oltre a me, al presidente Pietro Santoro, anche la vicepresidente Valentina Fragnelli e il tesoriere Rocco Gioia. Io vorrei spendere giusto veramente una parolina, perché per me è importantissimo, per Valentina. Valentina si sta dedicando veramente anima e cuore all'associazione, è una delle persone più dedite all'associazione, veramente sta facendo un lavoro stupendo sui social, perché quello che ci mancava era anche l'approccio social. Noi andavamo diciamo dritti con telefonate, messaggi, e per troppo tempo forse abbiamo trascurato l'aspetto social. Ora invece siamo presenti, attivamente presenti, su Facebook e Instagram, e questo grazie a Valentina. Grazie Valentina, grazie. Bene, Presidente, tu hai detto una cosa molto importante, c'è bisogno di sangue. Adesso c'è un report provinciale che ci può far capire come siamo messi a livello di donazione di sangue nella provincia di Brindisi, dato che noi stiamo parlando di Celia ma anche di tutta la provincia, no? Niente, praticamente, come dicevo, quando ho iniziato questo mandato, proprio in piena emergenza, a differenza degli altri anni, perché come hai detto tu, noi in questo primo secondo mandato di Angelo ho visto tante emergenze, cioè tante richieste che in estate, vuoi per gli incidenti, vuoi perché comunque ci sono meno donazioni per tanti motivi, forse un po' pure per colpa nostra che non abbiamo trovato il giusto motivo per incentivare o per avvicinare quante più persone pure l'estate, perché d'estate c'è un calo, e io come presidente mi prendo pure la colpa di questo, perché non si può dire, no, che i donatori vengono a donare di meno d'estate. No, la colpa è sempre nostra, cioè la troveremo anche a questo, incentivare le donazioni pure d'estate. Ma quest'anno, avendo rapporti con il trasfusionale, con la dottoressa Miccoli, ho sentito addirittura che si bloccavano, oltre agli interventi programmati che venivano posticipati, oltre a tutto quello che si poteva ritardare, addirittura si è cominciato a misurare l'emoglobina a chi doveva ricevere la sacca di sangue e decidere: oggi a te la sacca non la posso dare, perché la devo dare a chi non posso fare a meno. Cioè, eravamo arrivati quasi quasi al... non si era mai sentito in tanti anni questo. Ecco perché il Covid ci ha dato una forte, diciamo, un forte rallentamento. Per fortuna non ha fermato nessuno, non ha fermato noi, perché abbiamo continuato a tenere la sezione aperta, non ha fermato i donatori, perché sono venuti anche durante il Covid a donare. Però adesso dobbiamo ripartire, e come dico sempre a tutta la squadra, ci dobbiamo inventare, e secondo me, sempre lo ripeto, saranno i giovani a darci quell'input. Come ha detto anche prima Christian, ci mancava Facebook, adesso anche tramite Facebook, tramite Instagram, pure il lavoro di bio messaggi, mettere i cartelli, il passaparola è un'altra mano in più, e altre donazioni e altri messaggi che arriva a una popolazione che non dico che guarda solo, però anche quella popolazione adesso verrà coinvolta, e il nostro scopo è incentivare, aumentare, diciamo, non dico arrivare all'autonomia, perché parecchie regioni ce l'hanno l'autonomia, noi almeno non sentire più questa carenza, questa emergenza di sangue, ma mai come quest'anno, di tornare almeno all'emergenza, diciamo, medio grave, che si riesce a tamponare. Avete parlato del ruolo importante che hanno i social nella pubblicizzazione della vostra associazione, però diamo anche delle informazioni spicciole. Voi durante il periodo pandemico vi siete trasferiti al centro anziani con l'emeroteca, siete ritornati di nuovo in ospedale, come funziona adesso? Chi viene a donare, dove deve venire?
Sì, noi durante, diciamo, la pandemia, siccome il nostro punto di raccolta era diventato un percorso Covid per l'ospedale, abbiamo lasciato per far, no, per dare spazio a quel discorso in ospedale, abbiamo dovuto trasferirci presso il centro anziani, dove abbiamo avuto una grande ospitalità sia dal centro anziani sia dall'amministrazione comunale, e però avevamo quel diciamo, deficit di donare in automotica, perché purtroppo quando non si dona in una struttura convenzionata ASL o con i requisiti che l'ASL chiede, bisogna donare in automotica. Anche davanti a un ospedale, se non è stata approvata, bisogna donare in automotica. Infatti noi, prima di avere il punto raccolta, donavamo in automotica davanti all'ospedale. Era un paradosso, è stata una nostra battaglia, Angelo l'ha portata avanti, l'abbiamo vinta, perché era uno schiaffo morale per dire: cioè, abbiamo un ospedale chiuso, non ci danno una stanza per donare, e noi donavamo perché potevamo andare a donare in villa, potevamo donare perché con l'automotica siamo, diciamo, infatti quest'anno abbiamo fatto una bella donazione in masseria un giovedì settembre, però quello era un motivo per dare un segnale, e i nostri donatori ci hanno aiutato, perché non si poteva più sentire che con una struttura ci davano una stanza per poter donare, perché il donatore comunque sia, l'automotica sì, una, due, l'esterna ci sta, ma ha bisogno della tranquillità, perché donare in ospedale si sente più protetto, si sente, poi ripeto, ci abbiamo, chi viene a trovarci poi vedrà i locali, tutto lo staff, l'accoglienza che... Allora, prima di proseguire questa intervista, devo ringraziare per le riprese di video Gianluca Ciraci, che ci supporta in questa intervista oggi. Però non dobbiamo dimenticare una cosa: il numero di telefono per contattarvi, qual è? Perché Cristian non lo ricorda. Mi sono preparato. Allora lo facciamo dire al segretario. Allora, prego, segretario. Dunque, il numero di telefono ufficiale dell'Avis comunale di Celje Messapica è il seguente: 345 77 27 462, 345 77 27 462. Quindi possono contattarvi per qualsiasi informazione relativa alla donazione. Senti Cristian, le donazioni notturne, lui, Pietro, ha fatto un accenno della donazione del giovedì di settembre in masseria, hanno portato dei risultati soddisfacenti, stanno portando dei risultati in generale, non solo a Celje, sono riuscite a far avvicinare i giovani alla donazione? Allora sì, diciamo che quest'anno è stato, che io ricordi, Pietro correggimi se sbaglio, il primo anno in cui l'Avis di Celje ha programmato un evento del genere. Abbiamo azzardato il giovedì di settembre, abbiamo toccato ai celiesi il sacro giovedì di settembre. Questo perché? Perché il giovedì di settembre il celiese con chi lo passa? Con le persone care, con gli amici più stretti, con i parenti, la famiglia. E l'Avis che cos'è? L'Avis è una famiglia. La comunale di Celje è una grande famiglia, ma nel vero senso della parola. E questo è il messaggio che abbiamo voluto dare, e abbiamo azzardato. Abbiamo azzardato e è andata bene. È andata bene. Per essere stato il primo evento di questa stregua, è andato benissimo. Noi contiamo di, tra l'altro, anche qui vorrei veramente spendere due paroline nei confronti dello staff della masseria Fragnite che ci ha ospitati. Della famiglia. Esatto. Sempre la famiglia. Esatto. Tra l'altro sono anche i nostri donatori, quindi si sono veramente dati anima e corpo all'organizzazione della serata. Sono delle persone magnifiche, splendide. Un grazie veramente di cuore a loro. E contiamo di ripetere eventi del genere anche dalla prossima estate, sperando che ci sia sempre un maggior ritorno. A noi interessa, no? La raccolta, la sacca, ma è ancora più importante creare il gruppo, creare l'associazionismo. E questo è il punto focale. Poi automaticamente la sacca arriva, automaticamente i numeri arrivano, però è importante per noi
creare l'ambiente, creare la famiglia. Allora, io vorrei farvi una domanda che vi potrebbe spiazzare entrambi. Allora, abbiamo un unico sistema nazionale, sistema sanitario, no? Che è diviso solo per province. Perché non abbiamo un'unica associazione nazionale donatori di sangue e invece ve ne sono varie che a volte si fanno, non dico guerra tra di loro, che sono in competizione tra di loro? Secondo voi, qual è il vostro modesto parere? Spero di non imbarazzare entrambe. Presidente, vuol parlare lei o facciamo parlare il segretario? Inizio io, poi eventualmente vediamo pure il segretario cosa il suo pensiero, perché ripeto, io sono sempre aperto, loro lo sanno. Come dicevi tu, sì, ci sono tante associazioni che come mission hanno la donazione del sangue. Purtroppo, dico purtroppo, alcune volte, no, si è assistito pure, no, a delle... Però io parlo per l'Avis, siamo del parere comunque che dobbiamo comunque avvicinare i nostri donatori e creare un'associazione, ecco perché prima parlavo di associazione, creare quella famiglia, a differenza che in altre associazioni io non vedo questo. Questo, ripeto, è il mio parere, non vedo, è una classica associazione che hanno come mission la donazione finalizzata solamente al, come ha detto Christian prima, alla sacca di sangue, ai numeri. Per me no, per me l'Avis non deve essere questo, deve essere associazione, deve essere famiglia aperta. Ecco perché un altro progetto sarebbe che noi ancora abbiamo un piccolo ufficio in ospedale, avere una sede degna per questa famiglia. E poi una volta che abbiamo fatto vedere alle persone un'associazione aperta dove si fanno veramente progetti, dove ci si può confrontare, incontrarsi, poi ognuno è libero di scegliere se preferire comunque donare il sangue, perché comunque ripeto, è comune a tutti. Però far parte di un'associazione che è più attenta, secondo me, quando si è uniti alle vere esigenze, quando ci si chiamano da Brindisi perché serve un urgente di sangue, oppure alcune volte è successo a me, a inizio mandato, una mamma mi ha chiamato che il figlio ha avuto un incidente e serviva sangue, bisognava radunare un po' di donatori. Mi trovavo all'inizio del mandato e con una donazione che io ho mandato già messaggi e non avevo appena manco ricevuto poche richieste di prenotazione, per cui mi sono trovato e ho detto no, non possono succedere queste cose, non possono succedere. Quando devono arrivare queste chiamate, noi dobbiamo essere pronti con dei donatori che sono pronti come una famiglia ad aiutare. Ecco perché secondo me l'Avis si propone questo come associazione. Gli altri non lo so, però noi come Avis purtroppo metterle tutte insieme sarebbe, ogni famiglia diciamo, no, c'ha i suoi pregi, i suoi difetti. Noi cercheremo, ripeto, come associazione di crescere e di aprirci alla popolazione, quanti più donatori possibili, però non abbiamo solo bisogno di numeri, abbiamo bisogno di soci e di donatori che ci facciano tenere la sezione aperta e viva. Cristian, a te la patata bollente adesso. Esatto, il presidente ha aperto e a me tocca chiudere questo ingrato compito. Sì, in effetti purtroppo il punto di vista, per quanto mi riguarda, è sbagliato, nel senso che le associazioni dovrebbero essere le prime a collaborare fra di loro, proprio perché sono associazioni, se no di cosa stiamo parlando? Io vi posso assicurare che l'Avis comunale di Ceglie, parliamo per noi, siamo aperti a tutte le altre associazioni. Noi cerchiamo, ma infatti Pietro lo conferma, noi per esempio collaboriamo con l'associazione podistica di Ceglie. L'Atletica, esatto. E quale miglior modo di proseguire il percorso associativo che
magari collaborare con le altre consorelle della, diciamo per le raccolte sangue. Perché no? Noi siamo aperti, assolutamente. Noi non precludiamo nulla, assolutamente. Il punto di vista è sbagliato, la domanda è giusta, ma è posta, diciamo, su un punto di vista che sì, purtroppo è così. Speriamo di ribaltarla, magari. Speriamo di ribaltare questo punto di vista. Speriamo di riuscire a collaborare attivamente e proficuamente. Esattamente, sì, esattamente. Perché no? Sì, sì, magari ci. magari cerchiamo di incontrare anche le altre associazioni, perché no? Noi siamo aperti, assolutamente. Christian, come si diventa volontario Avis? A Ceglie. Si diventa volontario Avis a Ceglie, ma mi posso tranquillamente dire anche nel resto d'Italia, con tanto spirito di dedizione, tanta volontà, tanto altruismo ed empatia verso coloro che possono in quel momento ricevere la vita data magari dalla goccia del tuo sangue, del nostro sangue. Ci sono persone che senza le trasfusioni, senza il sangue, non vivono, muoiono. Ce ne sono tantissime, non immaginiamo neanche quante. Ce ne sono veramente, veramente tante. E quale modo più bello quello di donare una parte di sé? Veramente, veramente bello. Guarda, quando sei steso lì sul lettino e guardi la tua sacca che si riempie di sangue, è un qualcosa che dà veramente soddisfazione. Quindi niente, con dedizione, venite da noi e vi accoglieremo a braccia aperte nella nostra famiglia. Noi siamo tutti donatori, chi sta nel direttivo Avis sono i primi, siamo i primi donatori, quindi venite e donate, perché donare è vita. Che cosa vuoi aggiungere che noi non abbiamo detto dell'Avis, Presidente? Niente, voglio solo aggiungere e mi voglio ricollegare sempre al punto di prima, come ha detto il nostro segretario, venite e vi accoglieremo a braccia aperte. Sì, anche se avete paura, perché io parlo per la mia esperienza personale, la paura del lago, la paura, tante paure, ma può darsi succederà. Voi venite, innanzitutto, se avete un po' di tempo, anche minimo, da dedicarci, passiamo un po' di tempo insieme, facciamo associazione, poi piano piano, se vinceremo quelle paure, e può darsi pure che diventeremo donatori. Anche se non diventiamo donatori, non c'è problema, anche venire e dare una mano, anche quello è donare, e a noi serve tantissimo, perché alcune volte una cosa che ancora non gliel'ho detta, diciamo, a tutta la mia squadra, alcuni usano questa frase detta e ridetta: sono tutti utili, nessuno indispensabile. No, secondo me nel volontariato, e lo dico e lo dimostrerò alla mia squadra, nel volontariato sono tutti indispensabili, dal primo all'ultimo, nessuno escluso. Poi ripeto, e lo dico sempre a loro, impegni permettendo, famiglia, però loro per me sono tutti indispensabili, e chiunque vuole avvicinarsi all'associazione è indispensabile, perché ognuno di noi con la sua unicità è indispensabile a far crescere sia l'associazione, ognuno di noi, perché poi crescendo insieme possiamo solamente dare un contributo come ha detto Christian, a chi veramente ha bisogno di quella sacca di sangue. Allora, vi ringrazio, è stata una piacevole intervista. Ringraziamo il nuovo presidente dell'Avis Comunale Pietro Santoro, il segretario Christian Vasile. A tutti voi una buona serata da parte di Apulia Web TV e Ceglie Notizie. Grazie.